Amici sportivi, appassionati di calcio, buonasera da Andrea Liotta, dai microfoni di Sportme, benvenuti al Giovanni XXIII, pronti per raccontarvi la sfida valida per il torneo Over 40, targato CSI, si affrontano l'F24 e il Prosecco. Squadra in campo, Prosecco in maglia rossa, maglia nera per l'F24, tutto pronto, palla a centrocampo, si parte! Pallone che viene gestito dall'F24, Speranza alza la testa, vuole il movimento di un compagno, lo trova, occhio alla finta, dentro per battaglia, sinistro, deviazione da un calcio d'angolo. Speranza pensa all'impostazione, tocco centrale, intercettato però dalle maglie rosse, allora Cammarodo danza sul pallone, vede il movimento di un compagno, lancio dentro, Lipari girata, col destro, porta in vantaggio il Prosecco, ci pensa il numero 6, ci pensa Liparello, 1-0. Splendida la girata di destro di prima intenzione. Rimessa laterale che viene battuta nella zona di Speranza che la mette giù. Sinistro! Immediato pareggio! Ci pensa il numero 10! Ci pensa Gianni Speranza! 1-1! Perfetta conclusione di mezzo esterno. Girone centralmente per Speranza che come al solito dette tempi. Dentro ancora per Girone che affonda! Destro! Palo! Libro in anticipo, riesce a servire Speranza che alza il pallone per battaglia, la mette giù in maniera elegante, poi si allarga, aspetta, ha di fronte Rinaldi, lo salta, ancora battaglia, mette in mezzo, Speranza, grande deviazione, calcio d'angolo. Girone centralmente per battaglia, all'indietro c'è Speranza, buono il lavoro di Suola, salta secco un avversario, ancora per battaglia, tiro a giro, deviazione, ancora il calcio d'angolo. Libro centralmente per il solito Speranza che alza la testa con l'esterno dentro per battaglia, si gira a destro potente al lato di un soffio, sempre Speranza con l'esterno dentro per battaglia che vince il rimpallo, tunnel, rientra ancora destro, grande intervento, volo plastico in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che viene battuto da destra, morbido sul secondo palo, Speranza di testa, ancora una volta il volo del numero 1 del Prosecco. Pallone che viene rilanciato adesso a sinistra dove c'è il buon controllo da parte di Micali che può salire, alza la testa, ha visto Lipari, lo serve, destro palo, clamorosa chance per il 6. Tutto pronto, inizia la ripresa. C'è Stimoli che porta palla, alza la testa, vede il movimento di Neri, lo serve, salta secco l'avversario, sinistro, grande intervento di Minissale. Rimessa laterale in attacco per l'F24, già battuta Speranza, finta di corpo, dentro per Giostra, grande intervento ancora in calcio d'angolo. Sulla sinistra c'è Romano che è libero da avanzare, tocca centrale per Speranza che ha visto il movimento di battaglia, lo serve Ciccio, battaglia 2-1, da lì uno come lui non può sbagliare. Neri gestisce male questo pallone perché Giostra glielo strappa via, appoggia per Speranza, subito dentro per battaglia che cerca e trova Romano in appoggio centrale, Giostra prova il tiro a giro, deviazione fondamentale di Pollara. Calcio di punizione, c'è Stimoli col destro, prova la parabola, giro, Minissale, calcio d'angolo. Possesso Prosecco che adesso ci prova, con Neri, salta secco un avversario, non battaglia, che ruba il pallone, alza la testa, vuole il destro, firma la doppietta, allunga l'F24, è il gol del 3-1, è il gol che spezza gli equilibri. C'è Lombarda ad impostare, lungo linea per Romano che solo alza la testa, può rientrare sul mancino, lo prova a giro di poco al lato. Ultimi attimi di questa partita, sempre 3-1 per l'F24, alza la testa Giostra, tocco per Lombardo che lascia Speranza, vuole l'1-2 con Romano, completa col piattone destro, chiude il triangolo, firma la doppietta, cala il poker, 4-1. E proprio in questo istante arriva il triplice fischio di chiusura, vince l'F24 Zacche per 4-1 sul Prosecco da Andrea Liotta e i microfoni di Sportme. È tutto amici, alla prossima!